fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015, una conferenza su sport e ambiente. Siamo con Chiara Francesconi di Trail Romagna, a cui chiediamo appunto quali sono le attività, la storia e anche il futuro di questa associazione. Allora, questa associazione nasce nel 2008 principalmente per sull'onda di quello che è stato questa crescita del rapporto fra sport e natura, quindi di fatto la desportivizzazione dello sport, dove non è più importante la competizione ma la condivisione, la socializzazione all'interno degli eventi sportivi. Dal 2008 ad oggi ha operato in tantissimi bacini territoriali, cercando di coniugare lo sport a quella che è la conoscenza del territorio, la riqualificazione territoriale in maniera creativa. Infatti Trail Romagna è trail, ma è anche concerto trekking, ma è anche cibi in bici, ma è anche trekking urbano, cioè tutte quelle forme creative che di fatto coniugano lo sport alla cultura e alla proprio riqualificazione del territorio, perché noi nel cercare di costruire i nostri eventi pensiamo anche di far conoscere agli sportivi, alle famiglie, alla gente del territorio, così come ai turisti, quelle che sono le unicità della nostra provincia. Io penso a Ravenna Milano Marittima, l'anno scorso abbiamo chiuso la foce del Bevano, i partecipanti attraversavano in gommoni ad esempio una zona normalmente chiusa durante l'anno, e quindi è anche un conoscere, condividere insieme il territorio e stare bene e produrre benessere sociale e territoriale. Grazie. Fare i conti con l'ambiente 2015.